Buongiorno, oggi vogliamo affrontare un problema di geometria analitica. Precisamente vogliamo determinare la circonferenza che ha il centro nel punto di coordinate meno 5 e 10 e che stacca sull'asse Y una corda B di lunghezza 24. Come si può fare? Ebbè, naturalmente ci possiamo ricordare subito che l'equazione della circonferenza di cui si conosce il centro è questa qui. X meno l'ascissa del centro al quadrato più Y meno l'ordinata del centro al quadrato uguale al raggio al quadrato. È chiaro che conoscendo il centro e se si conoscesse il raggio, questa equazione ci darebbe l'equazione della circonferenza richiesta, ma conosciamo soltanto il centro. Quindi vediamo un po' come si può ragionare. Intanto andiamo a sostituire le coordinate del centro, meno 5 al posto di x con c e 10 al posto di y con c, ottenendo x più 5 quadro più y meno 10 quadro uguale al raggio al quadrato. È chiaro che solo con questa piccola osservazione non possiamo determinare il raggio, che quindi dovrà essere determinato in un altro modo che adesso vediamo. Per capire come si può andare a determinare il raggio, immaginiamo un po' la situazione, disegnando in modo molto approssimativo la situazione in un piano cartesiano. Se il centro ha coordinate meno 5, 10, immaginiamo che sia questo. Ora, a seconda del raggio, quindi più piccolo o più grande che sia, la circonferenza naturalmente potrà intercettare sull'asse Y una corda, in questo caso BA, ma naturalmente la circonferenza potrebbe avere un raggio maggiore e quindi è chiaro che i punti A e B sono variabili, almeno da questo punto di vista. Ora, però noi sappiamo che la distanza tra A e B deve essere 24. Lo dice il problema. Pertanto ci dobbiamo ricordare come si calcola la distanza tra due punti che stanno su una retta parallela all'asse Y, in questo caso proprio sull'asse Y. Beh, la formuletta era l'ordinata di B meno l'ordinata di A in valore assoluto deve essere chiaramente 24. Chiaramente questa formuletta si può anche scrivere così. Se abbiamo l'attenzione di mettere prima il valore più grande e poi il valore più piccolo, che nella figura YB rappresenta un valore sicuramente più grande di Y con A. Ricordo che YB e YA non sono nient'altro che le coordinate, precisamente l'ordinata del punto B, perché è chiaro l'ascissa sarà 0 e l'ordinata Y di B qui sarà 0 e l'ordinata Y di A. Pertanto, quello che devo sfruttare è questa relazione qui. Ma io non conosco y di b e y di a, non sappiamo dove si trovano b e a, però si possono calcolare mettendo al sistema l'equazione della circonferenza, quindi x più 5 quadro più y meno 10 quadro uguale raggio quadro, con l'equazione dell'asse y, che ricordiamo la equazione x uguale a 0. Infatti, tutti i suoi punti hanno ascissa 0. E dunque siamo ricondotti, questo qui lo posso cancellare, siamo ricondotti, dicevo, a risolvere il sistema che qui ho scritto. Questo sistema si può risolvere abbastanza rapidamente perché basta sostituire qui 0. Quindi otteniamo 0 più 5 che fa 5 elevato al quadrato 25. Più, qui svolgo il quadrato, otteniamo y quadro meno 20y, che è il doppio prodotto, più 100 uguale r quadro. Ordiniamo un po', sommiamo i termini che si possono sommare, quindi y quadro meno 20y più 125 meno r quadro uguale a 0. Questa è l'equazione di secondo grado che ci fornirà le ordinate dei punti A e B che ci servono. E dunque,
applichiamo la formula risolutiva ridotta, quindi y sarà uguale alla metà di 20, quindi meno 10, che cambiato segno diventa 10, più e meno 10 al quadrato, che sarà 100, meno ac, chiaramente quindi meno 125 meno r quadro, cioè 10 più e meno, togliendo le parentesi tonde e sommando, otteniamo r quadro meno 25. Pertanto y di a sarà 10 meno la radice quadrata di r quadro meno 25, e l'ordinata di b sarà 10 più la radice quadrata di r quadro meno 25. E dunque abbiamo trovato le ordinate che ci servivano. Dunque sfruttiamole, grazie alla condizione che qui abbiamo indicato. Dunque metto prima y di b, questa qua è più grande, quindi 10 più radice quadrata di r quadro meno 25 meno l'ordinata di a. Chiaramente questo segno meno cambia il segno al 10, quindi ottengo meno 10, ma cambia anche il segno a questo meno, e quindi ottengo più radice quadrata di r quadro meno 25. Posso sommare 10 con 10 e quindi si cancellano, e dunque ottengo che 2 volte r quadro meno 25 è appunto y di b meno y di a. Pertanto, sapendo che y di b meno y di a è 24, possiamo impostare l'equazione 2 volte r quadro meno 25 uguale a 24. Semplificando tutto per 2, otteniamo l'equazione r quadro meno 25 uguale 12. Ed elevando al quadrato ambi i membri, otteniamo r quadro meno 25 uguale 144. E quindi, facendo ancora qualche piccolo calcolo, arriviamo a trovare r. Pertanto, r quadro sarà uguale, porto meno 25 di qua, uguale a 144 più 25, che fa 169, e da qui, estraendo la radice quadrata, ottengo r uguale a 13. Chiaramente meno 13 si scarta perché il raggio non può essere negativo. E a questo punto possiamo tranquillamente andare a sostituire in questa equazione, al posto di r, il raggio. O cerco lo stesso, posso sostituire ad r quadro 169, e dunque ottengo x più 5 al quadrato più y meno 10 al quadrato uguale a 169. E con rapidi calcoli otteniamo x quadrato più 10x più 25 più y quadro meno 20y più 100 meno 169 uguale a 0. E dunque, sommando e riducendo, x quadro più y quadro più 10x meno 20y, poi abbiamo 25 più 100, 125 meno 69, e quindi farà 69 meno 25, chiaramente fa 44, quindi meno 44 uguale a 0. E dunque qui l'esercizio è finito, perché questa qui è l'equazione della circonferenza che è il centro nel punto meno 5 e 10, e che stacca sull'asse y una corda B di lunghezza 24.